Ciao a tutti, oggi vi presentiamo, vi facciamo vedere la preparazione della finitura opaca con il catalizzatore da utilizzare per le cucine, per i bagni, per i tavoli da cucina. Viste le vostre immense e tantissime richieste, vi facciamo questo piccolo video per farvi vedere quanto è facile preparare questa finitura. Allora, io ho la mia bilancia, quindi prendete una bilancia, quella da dolci va benissimo. Metto un barattolo vuoto, accendiamo, metto il barattolo vuoto della Color Chic oppure un qualsiasi barattolo, metto a zero, tolgo la tara. Io adesso ne preparo 100, vi ricordo che la proporzione è 1 a 10. Una 10 significa che metto 100 grammi di finitura e 10 grammi di catalizzatore, allora siamo a 103. Rimetto a 0, apro il mio catalizzatore. Non avevamo visto che, ecco, con il coperchino, e ora metto 10 grammi, anzi per l'esattezza sì, sarebbero 10 grammi e un pochino, però 10 grammi va benissimo perché 103. Ecco, 12 va bene uguale, quindi anche se poi non vi viene proprio preciso preciso non importa, però l'importante è che rispettate la proporzione, quindi 100 grammi, 10 grammi. Ora andiamo a mescolarla bene. E vi faremo vedere quanto è facile stenderla. Questa è la finitura più dura e resistente che abbiamo. Vi consigliamo sulle cucine e sui bagni e sui tavoli di darne anche due mani, casomai se volete nella seconda mano potete comunque aggiungere un goccino d'acqua, vedete che viene questo bel bianco, questo è il catalizzatore, ma poi quando la mettete diventa tutto trasparente. Vi raccomandiamo una cosa assolutamente importante: quando andrete a lavare il pennello della finitura catalizzata, lavatelo assolutamente bene con acqua fredda e sapone, mai con l'acqua calda, perché con l'acqua calda rischiate di rovinare il pennello perché indurisce subito il catalizzatore e poi lo buttate. Tempo di lavorazione con questo prodotto è un'ora. Vi consigliamo inoltre di prepararne un po' alla volta, quindi dai 100 ai 200 grammi massimo se dovete fare un lavoro grande, e prepararvelo un po' alla volta, perché se vi avanza preparato dovete buttarlo. Ecco, adesso vi facciamo vedere come metterlo sul tavolo. Ecco, quindi adesso vi facciamo vedere come stendere la finitura. Abbiamo le mani di Gloria all'opera, ecco qua, quindi semplicemente con il pennello vediamo contro luce che si vede comunque dove è passata. Noi comunque, visto che è un tavolo dove viene questo tavolo viene utilizzato tutti i giorni, andremo a dare due mani. Cercate di non ripassare mai dove siete già passate, infatti vedete la bravura della nostra grande Gloria. E così sicuramente per questo grande tavolo avremo bisogno non di 100 grammi ma probabilmente di 200, quindi poi lei appena finito questo sicuramente se ne prepara altri 100.
Ecco, finalmente siamo riusciti a farvi un video tutorial di questo prodotto, quindi ricordate di utilizzarlo sempre, sempre per le cucine, i bagni e i tavoli da lavoro, insomma, che ci mangiate abitualmente. Ok? Quindi dalla nostra bottega è tutto, finitura con catalizzatore, ci sentiamo, ciao ciao!